è un po' storta. No. È un po' storta, pensa, 22 gradi e mezzo. Sembrava 12 gradi qua. No, 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 22 e mezzo. E adesso vi ci mando in quella casa. A chi? A voi, per la nostra stanza inclinata. È la nostra... stanze inclinate che ha a far fare col cinema di fantascienza. I protagonisti sono Piaggio Izzo. Vai. Enzo Salvi. Eccala. Giovanni Vernia. Elisa Isoardi. Vai, via, dietro. E Gianni Ciardo. Oh. E okay. Questa è la stanza inclinata di Star Step. Andiamo nell'Enterprise. Diciamo che Enterprise è scritto per noi come lo diciamo, anche se si scriverebbe Enterprise, ma insomma no, per noi di Step Enterprise si dice come si legge, paro paro, momo, come direbbe il mio amico pugliese. Ma ora entrano Biagio ed Enzo, prego, entrate nell'Enterprise. Ecco. Forse provate a entrare. Spingi. Oh, ecco, ecco. Come siete belli. Sono chi? Tu, Biagio, sei il saggio, coraggioso e intelligente. Perché lui? Dei due ha la faccia più intelligente. Dai, sì, tu hai avuto gli orecchioni da piccolo. Non parla. Tu sei il comandante Kirk. Mentre tu, Enzo, sei freddo, gelido e razionale, sei il vulcaniano Spock. Quello con le orecchie a punta. Sì, sei sporco. Vedi l'orecchia, sto Spock. Sei sporco e che orecchio lo Spock. Okay. Chiudi la porta, Spock. Chiudo che fa corrente. Butto via. Chiudo l'astronave poi del resto. Certo. Andate al centro perché bisogna fare la famosa sigla. Dove dobbiamo andare? Al centro. Vi ricordate la sigla di Star Trek? Come no? La sigla di Star Trek, è facile. Ecco. Siete pronti? Bravo. Prima inizia la voce narrante. Questa è la plancia dell'astronave Enterprise in missione nello spazio, per arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Beh, abbiamo capito. Qua. È la navicella spaziale. Sì, ma nel non c'erano le maracas. È la sigla. Gli effetti speciali degli anni 60. Non ho fatto in tempo a prendere gli effetti speciali, mi sono adeguato con quello che c'avevo a casa. Va bene. Spock, grazie, può uscire perché sta per cominciare l'episodio. Ok, perfetto. È andato bene però, almeno. Sì, molto bene. Ok. Oggi è un giorno speciale. Oggi è un giorno speciale. È il mio compleanno? No. No. Come della nonna? Nonna. No. L'Enterprise è vicina ad un pianeta molto duro. Il pianeta Kotikax. Kotikax? Sì. È duro, Kotikax. Kotikax è duro. Sì, durissimo. Un pianeta durissimo, Kotikax, dove l'aspetta il cattivissimo nemico Sfrantumox. E questo Sfrantumox è Vernia. Sono Sfrantumox e lancia una terribile minaccia. Despacito 2. È scemo. Vada al suo posto di comando. Si sieda. Vada al suo posto di comando. Qual è il suo posto di comando? È mai possibile, il comandante non se lo ricorda? Ma è possibile? Qual è il suo posto di comando? Si accetta un suggerimento. Lei sempre si siede lì, no? Sempre. Sì, ma va che abbaccio. Vuoi pure il libro, abbaccio. Aspetta. Ecco, è il suo posto di comando quello? Lei è comodo, vero, comandante? Lei è comodissimo. Mamma mia. A me te, non ci vengo più. Kirk! Ma... No, fa paura, Kirk! Amo te!
Ah! Ah, io non ci volevo venire! Non ci volevo venire! Stasera tutto è possibile, non ci andare, salpicare. E io ci sono venuto. Vabbè. Però a un certo punto si accorge, capitano, che lei ha immediatamente bisogno del suo collaboratore vulcaniano, il sapiente, freddo, gelido e privo di emozioni Spock. Ma, ma qui è tutto pulito, mi serve un po' di Spock. Spock, vieni a spoccare un po'. Ecco Spock. Spock. Capitano, è questo il suo posto di comando? Quello è il mio posto di comando. Meno male. Cambia. Meno male che te lo prendi tu, Spock. Cambia, dammi il diario di bordo. Questo è il diario di bordo. Sì, hai preso le pille per gli orecchioni? L'ho preso tutto. Mi sta tornando sul cappone di Capodanno a me. Spock, provi ad esporre in maniera lucida, come la contraddistingue, e in maniera fredda, il suo piano contro il feroce Sfrantumox. Lo dica il suo piano al suo comandante. Ma sì, no, ma chi l'ha? Allora, comandante, bisogna prendere subito provvedimento perché c'è un C/12/7 periodico nei confronti del nostro nemico. Ha capito? È importante quello che le ha detto, comandante. Ho capito tu. Al quadrato. Esatto. Suona il segnale del teletrasporto. Qualcuno sta arrivando in plancia. Sarà zia. Sta per arrivare. Ti ha ordinato una pizza, qualcosa? È proprio Sfrantumox. È Sfrantumox. Vergna. Mi Sfrantumox. Che fa un'incursione nella plancia. Ma che sa fumato su Sfrantumox? Sta meglio nel ciaolla questa. Despacito. Lui è cattivissimo, sì, è cattivissimo Sfrantumox. È lì per minacciarvi, minacciali. Minaccia. Sono un pezzo di... Tu sei un pezzo di me. Sei un pezzo di me. Sei un pezzo di me. Di melma, di melma. Per far capire loro quanto sei cattivo, fai dei dispetti terribili a loro. Già arrivi. No! No! Non se l'ha fatto le orecchie. Ma hai staccato la orecchia! Bello il libro. No! Ma hai staccato la orecchia! Sfrantumox, il libro! Devo studiare la geografia. Sfrantumox, ci facciamo male. Ci facciamo male. Un voce. Io sapevo Sfrantumox. Io non ci volevo. Che aria tira qua su, A un certo punto Sfrantumox se ne va, sempre usando il teletrasporto. Arrivo. Un teletrasporto, arriva a sinistra. Chiudi. Comandante, si accerti che sia andato via col teletrasporto. Controlli. Ciao, guarda. Dimmi se è andato via. Chiudi che fa corrente. No, è che questa roba non è male. Ecco. Va a sentire un po' così, È comandante. Buona! È tanto buona! Mamma mia, come stiamo? Andiamo piano, non corre! Sembra di stare su Takata! Io ci rivengo pure la prossima settimana! Sto su Takata! Torniamo seri. Allora, capitano, lei a un certo punto... Sono Kirk, ti ricordo di me? Esatto, Kirk. Kirk, ti ricordi? Decide che bisogna armare la nave. Armiamo. Armiamoci. Ci vuole un esperto di armi spaziali. Un giovane appena diplomato all'Accademia. È vero, è un po' troppo giovane, troppo. Forse inesperto. Sì. Ed è il tenente Charles. L'ho preso perché era un mio parente per raccomandare. Sì, è giovanissimo. È ripetente lui. Ma chi è morto e non se ne è accorto? È già morto, non se ne è accorto! Perché siamo nello spazio! Ecco! Tenente Sardone! Mi piace sta cosa che c'è! Come fai a tenere così? Come fai? Tenente Sardone! Benvenuto, tenente! Dica, giovane recluta! Complimenti! Che cosa ci consiglia per armare la nave? Complimenti, bella casa. Ma bella casa, è una navicella. Ha portato le armi? Ho portato le cimdirappe all'eutrogeno. Le cimdirappe? Ma ritiene? Ritiene? Allora.
Stai con noi, stai con noi. All'improvviso l'astronave viene colpita da un raggio fotonico che ha conseguenze nefaste sull'intelligenza. Mamma mia. Mamma mia, come sto? Grazie, grazie. Comandante, ma com'è che l'unico che non ha mutato è il tenente? È di un altro pianeta! E ce sarà il motivo! È venuto vaccinato! Dovevi allora, mutare! Kirk decide di chiamare la dottoressa McKeeso, medico di bordo. E arriva dall'infermeria per vedere se ci sono conseguenze. Buonasera. Tenente, provi a vedere se ci sono delle conseguenze sulle capacità intellettive di Chardoff e degli altri due. Lei non c'entra niente. Lui sta bene. Lui sta bene. Allora, io non mi sento così di suo. Mi sento malissimo. Devo visitare lei. Bacino, sì. L'anca. Bacino? No, il bacino. Bacino. Il bacino. Bacino. Indietro. L'anca. No. Quella è la discesa. Ma... che... Sto male. Voglio visitare qua. Come mi mai? Mi sbaglio. Buonasera. No, manca un'ora. Si è smaterializzato. È tutto sfocato. Ma due per due. Dottoressa, ci sono conseguenze gravi? Ci sono conseguenze gravi, vediamo. Prova linguistica, due per un. A linguistica. Bagnantle. Ma sicuro che sta... Pure lei è vittima del teletrasporto, come sa. Arriva dallo stesso. Dottoressa. Tutto a posto. Vada a vedere perché ci sono altri feriti negli altri reparti dell'astronave. Vada, ci sono molti feriti. Torna in infermeria. Attenta al nonno. Vada con... Grazie. Ma mangiamoci una cusarella. Mangiamoci una cosa. Capitano troppo lucido e freddo. Lui è un nemico insuperabile. Anche se Sfrantumox usa ancora un'arma segreta contro di lui. Sfrantumox si è sfrantumato. L'arma segreta di Sfrantumox è un gas. Esilarante? È il famoso gas delle cretinate spaziali. E cominciano. Mi sento vicino a lui. Mi sento molto vicino a lui. Mi sento proprio suo coetaneo. Mamma mia, mi è arrivata la bolletta della luce! Mi è passata la pura del buio! Sono andato a chiedere informazioni, mi hanno detto media il conto corrente. Io ho detto se c'è il conto pagava la corrente. Devi ridere. Dille uno tu. Uno entra nel bar e dice mi dai un marsala, e il barista dice all'uovo, no a me. No, però che sei stato un po'... una io. Chiudi tu. Il cane disse alla papera, dove sei stata? Lei, qua. Chiudi, va! Ma ecco... Che il teletrasporto si attiva di nuovo. È sempre Sfrantumox. Ecco. Anche Sfrantumox è stato colpito dal virus e decide di partecipare alla gara di battute. Ne dica una anche lei, Sfrantumox. Il colmo per un idraulico. Io lo so. Avere un figlio che non capisce un tubo. Perché se è vero che anche i ricchi piangono, pure i cattivi ridono. A stasera tutto è possibile. È finita. Scendete. Meravigliosi. Grande. Non ci vengo più.
Non ci vengo. Bravi, bravi, brava dottoressa. Non ci vengo più. Un applauso ai protagonisti della nostra super stanza inclinata. Non ci vengo più. Guardatevi un attimo, guardatevi, veramente. No, guardate. No, guardate. No, se qualcuno se ne è accorto. Non meglio che. Ma se qualcuno se ne è accorto. Guarda cosa hai, guarda cosa hai fatto. Non qua. È possibile. Qua, no. Dai, guarda che no. Ah, Frantumox, che è un po', devo dire, il nome era perfetto. Vedi che vedi. Bravo, ad un onde come mi scappava, visto il nome. Bravi, bravi, bravi. Mi dispiace.